Salve amici e amiche di Facebook e di YouTube. In questo video di oggi voglio farvi vedere che cosa mi sono voluto inventare. Ecco, è qualcosa di stupido, di banale, però secondo me utile. Bene, questa è la cover che si trova all'interno, o meglio all'esterno, di questo mio smartphone ed è una cover che ha come caratteristica quella di avere nella parte posteriore un anello che rimane attaccato in quanto, come state vedendo or ora, non può essere rimosso. È utile per questo. Io cosa ho fatto furbamente? Mi sono occupato di prendere un anello dei portachiavi, collegarlo all'anello ubicato dietro alla mia cover e collegare due elastici da un pennino. Un classico pennino per smartphone per il touch. In questo modo evito che il mio schermo si vada a sporcare. Non pago di ciò, in quanto potrebbe essermi utile. Ho ancorato nella parte sopra, che è questa qui, dove vengono messe e collegate le cuffie acustiche, una penna che sì, è anche un pennino touch, quindi ho ben due pennini. 1 e 2, ma ripeto che è anche una penna, perché infatti se la vado ad aprire, come sto cercando di fare, anche se non so se ci riuscirò, però penso di sì. Ecco. Ecco qua. Vedete che è una penna in piena regola. Quindi ho sia il pennino come questo, quindi due pennini. Ma ho anche una penna che potrebbe essermi utile quando, per esempio, mi trovo fuori da casa. Quindi ho uno smartphone praticamente super accessoriato con questo anello qua che serve per reggerlo. Che significa? Che se io lo metto bene, ecco qua, vedete? Lo posso mettere così, lo posso mettere così, lo posso mettere così. In ogni posizione mi si regge perché c'è questa caratteristica, ossia la possibilità di reggerlo grazie all'anello. Qualcuno potrebbe pensare: ma Leandro, ma tu hai messo un anellino dietro, come fa a reggersi? Si regge, vedete? Non c'è trucco, non c'è inganno. Questo è il mio telefono, non c'è trucco, non c'è inganno, non ho nulla da nascondere, tutte applicazioni serie, normali, come giusto che sia, in barba a qualsivoglia eventuale persona che potrebbe magari pensare in maniera maliziosa e sbagliata, no, tutte applicazioni normali, Televideo, Roma Today, leggo, niente, non ho applicazioni sbagliate, tutte applicazioni utili che effettivamente mi sono di grande aiuto. Io sono una persona che ama le news, ama sapere quello che accade in Italia e nel mondo. Da Leandro è tutto, saluti e al prossimo video.